Partendo in realtà da un libro sicuramente poco noto, secondo me, magari mi sbaglio, di un signore, di un dilettante, potremmo dire, che ha avuto un quarto d'ora di celebrità quando questo libro è stato tradotto da Rizzoli. Questo libro si intitola Quando una democrazia uccide un filosofo, più o meno il titolo è questo. Lui si chiamava, perché è morto da vario tempo, sì, direi dall'89, Isidor Feinstein Stone. Di solito I.F. Stone. E il titolo originale, più banale, è Il processo di Socrate, Trial of Socrates. Rizzoli lo traduce, fa un certo scalpore, in quanto sostiene con molti argomenti, alcuni buoni, altri scadenti, la tesi secondo cui la democrazia ateniese doveva condannare quest'uomo. Perché? Poi diremo due parole su chi sia questo tale autore, no? Che è un personaggio un po' curioso. Tra l'altro molto attivo nel giornalismo freelance americano, statunitense, ha scritto anche nel 1952 un librone, un tomo molto interessante sulla guerra di Corea, dimostrando la colpevolezza della Corea del Sud e degli Stati Uniti, e lo ha pubblicato nel Monthly Review Press, cioè la casa editrice che pubblicava la Monthly Review. Fu anche sospettato di essere una spia sovietica, era di origine ebraica, come dice il nome, no? Feinstein ha scritto molto su Israele, sul sionismo, è andato in Israele quando Israele era un paese socialista, quando nacque per l'appunto. Però non si era mai occupato di antichità classica. A un certo punto si è messo a studiare il greco, partendo da un autore abbastanza difficile, direi anzi arduo, e cioè Callimaco, del quale noi abbiamo i famosi inni. Non sono proprio una lettura eccitantissima, però insomma è molto erudita, piena di riferimenti mitologici, e abbiamo poi tantissimi frammenti, quelli molto più interessanti in realtà. Ha imparato il greco e ha letto alcune fonti, dopodiché ha costruito questo vero e proprio atto d'accusa verso Socrate in quanto nemico della democrazia. Come argomenta, perciò ho voluto partire di lì, l'etica da una parte, il processo dall'altra, no? Chi è buono, il processo. Il suo ragionamento, non ve lo leggo in dettaglio perché perderemo tempo, ma insomma è il seguente. Come è abbastanza noto, l'etica socratica viene definita intellettualistica, come dice Di Bella, ma anche altri prima di lui in realtà, perché si fonda sul asserto, sul pilastro secondo cui virtù e conoscenza coincidono, quindi chi compie il male lo compie perché non sa, non è colpevole, non è malizioso, è ignorante. Quindi virtù e conoscenza coincidono e chi compie un atto morale lo fa perché possiede la capacità di giudizio e di valutare. Però, dice Stone, nella visione socratica, poi cercheremo di capire perché lui su che base dica questo, nella visione socratica pochissimi hanno una piena conoscenza. Lui dice perché, ponendosi agli antipodi della corrente sofistica, con la quale molti peraltro lo confondevano, egli sostiene che i valori morali, i concetti morali devono essere affermati in forma astratta generale, appunto per concetti,
E la concettualizzazione è un'operazione ardua. Pochissimi, lui stesso si definiva ignorante e quindi si metteva in certo senso fuori nel novero delle persone in grado di possedere la conoscenza, e quindi asseriva la necessità che, per esempio, nell'azione politica, nella prassi politica, pochissimi sarebbero in grado di reggere la politeia, la polis, la città, il governo. E quindi concludeva in questo capitolo centrale del suo libro il bravo Stone, è un assertore oltranzista di una visione ultra oligarchica, non oligarchica di lignaggio, ma oligarchica magari sulla base della gnome, e quindi agli antipodi dei valori di una democrazia politica, in particolare di quella della sua città, cioè di Atene, e agli antipodi della visione dei sofisti, dei molti anche illustri personaggi che più o meno coetanei e un po' più vecchi di lui praticavano l'insegnamento pubblico a pagamento, i quali invece ritenevano che questa conoscenza dovesse essere divulgata al massimo, dietro compenso, aperta a una cerchia larghissima, addirittura ai limiti, per tutti. Questa è l'impostazione nella quale appunto l'etica e la politica, premessa del processo, si danno la mano, si connettono. Così ho salvato me stesso dalla dicotomia parlare dell'etica ovvero del processo, va bene, questo diciamo un po' scherzosamente. Ora però, questo detto in maniera piuttosto semplice, non è una voce totalmente isolata in realtà, quella che vede in Socrate un personaggio avverso all'ordinamento democratico della sua città, fondato appunto sulle decisioni assembleari, in linea teorica di tutti gli aventi diritto alla cittadinanza, che comunque tolti gli schiavi sono tanti. Potremmo dire, ma questo ho fatto piccolissime ricerche in tal senso e sicuramente parziali, colpisce il fatto che molto prima di Stone, 1837, quindi andiamo indietro di 150 anni rispetto a questo fortunato libro, un signore, un personaggio poco noto ma appartenente a una dinastia di studiosi tedeschi di primo Ottocento, Peter Wilhelm Forchhammer, signore. E una dinastia, dicevo, suo figlio fu uno dei più grandi orientalisti tedeschi nella prima metà dell'Ottocento. Lui si è occupato tangenzialmente della storia di Socrate e ha pubblicato in quell'anno, per l'appunto, un volume abbastanza corposo intitolato Gli Ateniesi e Socrate, di Athener und Socrates, sottotitolo I legalitari, quelli che rispettano la legge, di Gesetzlichen, e il rivoluzionario. Il rivoluzionario è Socrate, per l'appunto. Uno potrebbe pensare dal titolo, ma poi basta leggerlo, non ci si rende conto di quello che lui, che l'autore vuole, dal titolo uno potrebbe essere indotto a pensare che ci sia una esaltazione di Socrate in quanto rivoluzionario, e invece no, la tesi che sostiene questo signore è un'altra, che cioè è un anticorpo nella città, e quindi la parola rivoluzionario vuol dire eversivo, sovvertitore. La condanna discende, altrimenti l'argomento è abbastanza buffo perché è un po' un appetizio principi sul piano logico, altrimenti dovremmo condannare tutti gli ateniesi, perché gli ateniesi, ben 600 giudici popolari scelti a sorte, hanno espresso un verdetto di condanna e poi di morte. Gli sembra inaccettabile, essi applicavano la legge, dunque egli era il sovvertitore e pertanto la sorte che gli è toccata è la sorte che meritava.
Quindi, se vogliamo, è molto vicina alla posizione di Stone, ma non perfettamente coincidente. Un salto cronologico, 1924, quindi abbiamo 1837, 1924, 1988, non vi ho detto l'anno di pubblicazione del libro di Stone, l'anno prima della sua morte. E un personaggio altrettanto poco noto, potremmo dire, che però io voglio in questa occasione nominare, citare, uno studioso sovietico, russo, un professore già prima della rivoluzione, 1924, pubblica una storia del socialismo in lingua russa, si chiamava Gorev, che è incentrata, quando si tratta appunto, parte dall'antichità, no? Come altri che hanno studiato, no? Per esempio, penso a Gérard Voltaire, che è un divulgatore francese abbastanza noto, che pubblicò negli anni 30 a Parigi una Histoire du communisme che cominciava dagli antichi egiziani, poi Platone, eccetera. Quest'opera di questo signore, di questo Gorev, nel primo volume di questa storia del socialismo, affronta anche Socrate. Socrate è il nemico della democrazia e quindi giustamente condannato. Questo per dire che la singolare sortita del bravo Stone non è del tutto isolata, ha alle spalle altri casi, ne ho citati due, se ne potrebbero citare anche altri. Però la domanda che sorge di fronte a questa diagnosi, diciamo così, è su che base? Cioè, cosa sappiamo di quest'uomo? Il tantissimo che abbiamo di fonti antiche giunte a noi su di lui, in che misura ci aiuta a capirlo, a intenderlo e quindi a diagnosticarne le scelte, la presa di posizione, visto che quest'uomo non ha scritto nulla, non ha lasciato alcuna traccia scritta del suo pensiero. E questa è una famosissima vexata quaestio che forse non è inutile citare, anche a proposito della teoria diffusa e credo ripetuta nei manuali, del famoso intellettualismo etico, no? Si possono citare a tale proposito alcune frasi del dialogo platonico intitolato Protagora, alcune frasi del dialogo platonico intitolato Menone, ma appunto Platone. In realtà Platone, che appartiene a una famiglia nobilissima dell'Attica, suo zio era Crizia, il quale era connesso ad un Crizia omonimo molto più antico, coevo di Solone, pretendevano di discendere da Codro, quindi una famiglia nobile dell'Attica e anche abbastanza influente. È nato nel 428 e morto nel 358, Platone. Socrate è nato nel 469 ed è morto nel 300, è stato ucciso nel 399, 70 anni giusti. E Platone certo ha frequentato Socrate da molto presto, se dobbiamo credergli naturalmente. A rigore nel Fedone lui dice non era presente alla morte in carcere, no, di Socrate. Però nei vari dialoghi mette in scena la Repubblica, per esempio, la Politeia, 10 libri composti un po' nel tempo. I due fratelli di Platone sono gli interlocutori di Socrate dall'inizio alla fine, praticamente, di questo colossale dialogo. E la domanda che sorge è in che misura in questi dialoghi in cui è sempre Socrate che parla, tranne l'ultimo in Homoi, no? Che è un altro monumentale scritto di teoria politica, in questi dialoghi in cui è sempre Socrate che parla, chi in realtà parla? È il pensiero di Platone,
o il pensiero di Socrate da lui divulgato, o rielaborato, o ripensato, sovrainterpretato. Ci sono posizioni molto diverse in proposito, no? Come sanno i grandi studiosi di storia della filosofia, come l'uomo che siede alla mia sinistra. Per esempio l'editore ragguardevole John Barnett, del Platone Oxford, della collezione dei classici greci e latini della Clarendon Press, che è una collana importante, anche se in Inghilterra è considerata divulgativa, ed è vero, è divulgativa nel senso che è dotata di apparati critici però molto essenziali, molto diciamo limitati a poche varianti ritenute importanti per lo più. Barnett, uno dei maggiori platonisti abbiamo avuto a cavallo tra 8 e 900, nel 1914 pubblica una storia della filosofia intitolata Greek Philosophy from Thales to Plato, da Talete a Platone, e la sua tesi è che Platone ha riferito il pensiero di Socrate, tanto da suscitare la domanda: cosa ci ha messo di suo? Cioè, svanisce l'originalità di questo fondamentale pensatore che fu Platone, al quale ci si riferisce a distanza di millenni nelle forme più diverse? E lui risponde: ha messo intorno al pensiero di Socrate la sua arte di grande scrittore. È una teoria, diceva Momigliano, che in certi casi il problema non è di chiedersi se una teoria è plausibile e se abbiamo gli elementi sufficienti per formulare una qualunque teoria. Qui siamo di spalle al muro, nel senso che sul piano fattuale c'è un corpus imponente di dialoghi in cui è sempre Socrate che parla, tanto che un allievo, diciamo, ragguardevole di Platone come Aristotele ogni tanto dice direttamente: Socrate dice che, e in realtà sta riferendo il pensiero di Platone. Non gli sfuggiva il problema che noi stiamo delineando. D'altra parte lo stesso Aristotele nella Metafisica, all'inizio della Metafisica, cerca di indicare qual è stato l'apporto socratico, però uno potrebbe dire lo fa sulla base di quello che gli ha raccontato Platone, perché l'ottimo Aristotele nasce nel 380, era un coetaneo di Demostene, e quando Socrate era morto già da 19 anni, e non era un ateniese, era un macedone, no? Di buona famiglia, era del figlio del medico di Filippo, maestro per un paio d'anni di Alessandro Magno, è stato ad Atene 20 anni alla scuola di Platone. Alla morte di Platone si è un po' seccato di non essere scolarca, cioè di non subentrare, come succede all'università, no? Queste questioni succedono, no? Uno si aspetta di diventare il cattedratico che è, invece arriva un altro. Vabbè. No, scherzo, è un po' diversa la storia. Fonda una sua scuola in Troade, no? Nella costa asiatica di fronte, ritorna in Atene, ma molto allarmato quando Demostene prende il potere, fonda ad Atene una scuola, il liceo, che però è la scuola di un meteco, no? di un estraneo, di uno straniero residente, potremmo dire, no? Solo il suo allievo Teofrasto, e quindi arriviamo al III secolo avanti Cristo, ottenne il terreno, la proprietà del terreno su cui era la scuola, il liceo. Lo ottenne perché era amico di un potente politico, Demetrio Falereo, che governò Atene per 10 anni, dal 316 al 306, e gli fece questo regalo, diciamo, di consentire che la scuola non fosse ospite, ma proprietaria del suolo su cui la scuola insisteva. Ma in questi 20 anni in cui è stato accanto a Platone, contrapponendosi a lui certamente,
grande contrasto tra due mondi intellettuali molto diversi, è evidente che noi abbiamo i dialoghi ma non sappiamo quello che Platone diceva a lezione, diciamo così, quando incontrava questi frequentatori dell'Accademia. L'insegnamento orale, no? Non quello scritto. Ci sono quelli che pensano che il vero Platone sia quello che noi non abbiamo, no? Il famoso scuola di Tubing, ma anche il bravo reale professore a suo tempo alla Cattolica, poi è defunto da un po' di tempo, aveva abbracciato questa tesi indimostrabile e affascinante al tempo stesso, che si fonda su una frase di Platone, secondo me, nella lettera settima, in cui dice: il mio vero insegnamento è quello orale, quello non affidato alla scrittura. Comunque, non sappiamo nulla di questo insegnamento non scritto e quindi non possiamo immaginare cos'altro Platone può aver detto della vera dottrina socratica. Aristotele nella Metafisica cerca di delimitare l'ambito in cui Socrate ha operato, agito, influenzato e dice qualche cosa che poi Cicerone riprende nelle Tusculane tre secoli dopo, ha riportato il filosofare dal cielo sulla terra, cioè ha abbandonato l'impostazione dei fisiologi, di quelli che studiavano nei perifuseos l'origine della materia, l'origine della realtà umana e naturale, e ha spostato sul terreno etico la riflessione, perciò dal cielo sulla terra. È un po' poco però per capire che cosa lui veramente pensasse. Abbiamo però altri testimoni. Platone ci imbarazza moltissimo perché per un verso ci seduce, ma per l'altro ci suscita sospetto, no? Le teorie secondo cui i dialoghi giovanili, ammesso che noi siamo in grado di stabilire la cronologia dei dialoghi platonici che non è nota, sono più vicini al pensiero di Socrate, poi via via è lui che pensa il proprio. Vabbè. Quello che colpisce però, e questo va detto, è che se ne pensi, al centro della riflessione platonica c'è la politica. Platone pensa sempre e soltanto al problema politico, anche quando la prende molto alla larga, parla sempre e parli di altro. E questo gli viene certamente da un Socrate fastidioso cittadino, no? Nell'Apologia, che Platone scrive come se fosse la deregistrazione del discorso che Socrate fa davanti ai giudici durante il processo. Socrate si autodefinisce il tafano, no? Quello che dà fastidio in continuazione. E perché il tafano? Perché le domande che pone, ruotanti intorno alla competenza, si può governare non conoscendo, il calzolaio ha la sua scienza, la sua tecnica, e il musicista anche, i vari mestieri, perché il politico, qual è la scienza del politico? E se non ha una scienza specifica, perché governa, con che competenza e con che diritto governa? No, domande pesanti, domande moleste, no? La virtù coincide con la conoscenza vera è di pochissimi, è paralizzante come prospettiva, no? Più consolante è quella di altri, i sofisti, diciamo, suoi antagonisti o rivali, i quali invece dicono che si può insegnare come, e che quindi si crea un ceto politico di competenti che hanno le specifiche conoscenze che sono l'arte del parlare, l'arte di conoscere le leggi, eccetera, e quindi esercitano la politica. Quindi la politica è al centro della riflessione. Come facciamo a dire che i primi dialoghi sono quelli che rispecchiano il vero Socrate e gli altri no? È un petizio principi, si dice, no? Termini logici, però ci sono, dicevo, altre fonti, di cui una corposa, consistente, è l'insieme dei cosiddetti scritti socratici di Senofonte, personaggio
molto poco apprezzato dai moderni, ma apprezzatissimo nel Settecento. Nel Settecento era considerato non solo un grande pensatore, ma un modello di prosa, eccetera. Senofonte era un cavaliere, quindi apparteneva alla classe sociale dei cavalieri, che era la penultima verso l'alto, poi al di sopra ci sono i ricchissimi, Pentacosiome ed Imni. Cavalieri sono un ceto sociale e sono anche un corpo di elite, un corpo militare di elite. 1000, poi 1200 cavalieri con due capi, due imparchi, che pesano nella città tanto quanto i 10 strateghi, che sono elettivi. E lui è un cavaliere non solo di, come condizione sociale, ma anche come pratica militare. I cavalieri erano tradizionalmente avversi alla democrazia ateniese. Lo sappiamo da 1000 indizi e da attestazioni esplicite. Gli storici, Senofonte stesso, quando racconta la storia degli anni vissuti da lui, Tucidide, quando racconta le vicende interne di Atene nell'ultimo decennio, quindicennio della guerra peloponneso, dice che i cavalieri sono quelli, il nerbo dell'oligarchia, no? Di quelli che preparano il colpo di Stato appena possibile. A un certo momento, quando Atene è stata sconfitta da Sparta, e Sparta ha ordinato che Atene fornisse certi contingenti militari per una guerra in Asia, l'assemblea manda 300 cavalieri, dice Senofonte, sperando che crepassero, tanto poco erano amati, diciamo, nella loro città. Ecco, quindi lui è un cavaliere ateniese, si è impegnato moltissimo nel governo di Crizia, il cosiddetto governo dei 30, quindi politicamente è facile collocarlo tra gli avversari consapevoli della democrazia ateniese, anche se poi ha avuto delle vicende di riavvicinamento alla città molti anni, moltissimi anni dopo. Scrive dopo un periodo, quando è nato Senofonte? Questa è una bella domanda. Abbiamo delle fonti antiche che io rispetto moltissimo, per esempio Le vite dei filosofi di Diogene Laerzio, un libro importantissimo, molto vilipeso dagli ipercritici, e gli danno come nascita il 444-41, no? Quel quadrile con le Olimpiadi, c'è un'oscillazione di 4 anni, no? Quindi quando ammazzano Socrate nel 399, egli ha 45 anni, o 41, insomma è un uomo fatto. D'altra parte nel 404 è uno degli parchi probabilmente, e quindi ha sicuramente superato i 30 anni. Però da un certo anno in poi i moderni, alcuni studiosi, sono convinti che lui è nato molto dopo, quindi è nato nel 430, no, nel 427. Vi faccio grazie di queste schermaglie erudite, mi tengo alle fonti e ritengo che lui sia stato in grado di frequentare Socrate da subito, no? Non appena raggiunto un'età tale da consentirgli la frequentazione di un personaggio di spicco come era Socrate. Memorie socratiche, lui scrive questi apomnemoneumata, queste memorie, sembrerebbe quasi avere annotato via via che Socrate parlava, incontrando Tizio e Caio, ponendo queste domande fastidiose al suo prossimo, ne dà un resoconto vivacissimo, addirittura con dialoghi, alcuni di questi dialoghi con persone che conosciamo bene, no? Per esempio Antifonte, del quale parleremo, sofista, avvocato, politico, tragediografo, alcuni pensano che siano quattro persone diverse una dall'altra con lo stesso nome. Credo che non sia così, che sia lui il personaggio in questione, e ancora altri, quindi annota quando tutto questo, non sappiamo. Scrive trattati economici, di economia politica,
in cui Socrate dialoga con degli interlocutori che hanno dei nomi che magari sono pseudonimi di Senofonte stesso. Quindi è una fonte importantissima. Perché dicevo non sappiamo quando ha scritto? Perché si brucia, per così dire, nell'esperienza della guerra civile ateniese che scoppia a ridosso della sconfitta militare nell'aprile 404, guerra civile che dura quasi un anno, che si conclude con una specie di compromesso chiamato amnistia, che i democratici non rispettano sostanzialmente, propiziata da Sparta che vuole che questa guerra civile ateniese finisca, ma poi c'è un massacro a sorpresa degli oligarchi ancora in vita che si erano asserragliati a Eleusi. Forse Senofonte era tra quelli, quindi si è salvato la pelle in una situazione in cui la gran parte di questi sono stati fatti fuori. E dopo tale agguato c'è stato un secondo accordo, e arriviamo con ciò all'anno 401-400, di amnistia. Va bene. È una pagina oscura della storia ateniese questa. Dopodiché Senofonte se ne va. Se ne va in Asia, racconta lui stesso nella Anabasi questa storia, che un suo amico che si chiamava Prosseno gli ha detto che Ciro il giovane stava preparando una spedizione in Asia per impadronirsi del regno, usurparlo contro il fratello, e lo ha attratto in questa avventura. Lui dice di aver chiesto consiglio a Socrate, quindi quando sta per partire Socrate è ancora vivo, e Socrate gli avrebbe consigliato di chiedere all'oracolo di Delfi se partire. Lui consulta l'oracolo, è abbastanza bigotto come personaggio, il buon Senofonte, e porta una risposta. L'oracolo mi ha detto a quali dei devo sacrificare per fare un buon viaggio. Socrate gli dice, io ti avevo detto un'altra cosa, ti avevo detto non di chiedere a quali divinità sacrificare, ma se partire o no. Poiché, soggiunge, ma è sempre Senofonte che racconta tutto questo, quindi Socrate ce l'abbiamo lì sempre, ma non sappiamo mai che cosa lui veramente ti abbia detto. Commenta Senofonte che Socrate gli avrebbe detto che questa avventura di andare col giovane principe avventuroso, Ciro il giovane, poteva essere mal visto dagli ateniesi perché Ciro aveva aiutato gli Spartani durante la guerra. Ciò non toglie che lui parte e se ne va. E non torna più. L'avventura è molto lunga, eccetera. Praticamente passa agli ordini dei comandanti spartani dopo il disastro in Asia di Agesilao. Nel 394 si trova a combattere una battaglia importante dalla parte spartana. Nel frattempo è stato condannato all'esilio, cosa che avviene per reati di sangue, si discute su questo. Gli Spartani gli regalano un terreno in Elide e lì lui finalmente si mette a scrivere. E quindi scrive molto dopo. Nel frattempo, quando Socrate viene ucciso, lui non c'è. Quindi non solo Platone non era presente al momento della morte, ma anche Senofonte era addirittura in Asia Minore. Sì, insomma, era nella ritirata famosa Anabasi che racconta tutte queste avventure abbastanza pittoresche. Però c'è anche un'altra fonte che è stata citata dal Di Bella nella sua nota esperienza nelle fonti greche, e cioè Aristofane, altro tipo inquietante potremmo dire. Non abbiamo detto una cosa che forse è giusto dire. Socrate è un povero, di condizione povera economicamente. Senofonte lo dice più volte nei memorabili.
Qualcuno obietta, però ha fatto l'oplita, cioè ha fatto il militare, diciamo, nel corpo degli opliti. Gli opliti sono combattenti per terra, no? Che hanno un'armatura più o meno completa. Come lo sappiamo che ha combattuto nel corpo degli opliti? Intanto lo dice nell'Apologia e dice anche in quali circostanze, ben tre circostanze. Un po' strano, però si faceva militare anche oltre i 50 anni, specialmente in tempo di guerra, quindi non, come in Svizzera, che si può essere richiamati in qualunque momento perché uno è sempre un guerriero per la patria della Confederazione Svizzera. Ma ad Atene succedeva che anche i uomini fino alla soglia dei 60 anni potevano essere richiamati. Lui sarebbe quindi impegnato come oplita nell'assedio di Potidea 437-36, prima dello scoppio della guerra, la lunghissima guerra con Sparta. E quanti anni ha in quel momento? Una trentina, abbondanti, no? Poi nella battaglia di Delion, che è una battaglia persa da Atene in modo catastrofico, 1000 morti sul terreno, che per un esercito di 20.000 persone è un'enormità, naturalmente. E nella ritirata, mentre appunto i tebani li hanno fatti a pezzi, i tebani sono alleati degli spartani, lui non ha, diciamo, la foga della fuga, ma dignitosamente si allontanava, devo dire abbastanza coraggioso, e ha persino aiutato il giovanissimo Alcibiade, suo grande amico. Tutta una teoria sull'innamoramento di Alcibiade per il maestro, no? Del resto nel simposio Alcibiade, il simposio platonico, dice che lo ha sedotto come Marsia, no? È un testo straordinario e può essere vero, è difficile che Platone abbia inventato questi dati di fatto. 424 la battaglia di Delion, quindi siamo andati avanti negli anni. Anfipoli, che vuol dire Anfipoli? Anfipoli deve essere, se gli dobbiamo credere, l'assedio che Cleone, leader popolare, pone alla città di Anfipoli, che ha defezionato da Atene nel 424, ma nel 22, quindi 2 anni dopo Delion, Cleone cerca di riconquistare Anfipoli, porta con sé un corpo di spedizione, del quale evidentemente faceva parte anche Socrate, e però poi muore in battaglia perché viene ferito, e vabbè, quindi vanno le cose in altro modo, c'è la pace cosiddetta di Nicea e la guerra si interrompe. Abbiamo accompagnato quindi quest'uomo come oplita, però non è giusto affermare, come talvolta si dice, che gli opliti, in quanto si armavano a proprie spese, erano un ceto benestante. I cavalieri si armavano a proprie spese, allevare il cavallo, curarlo, con tutto il contesto, era uno dei segni della ricchezza, diciamo, del livello economico dei cavalieri. Per gli opliti non è la stessa cosa. Questo è un punto che mi pare giusto sottolineare per ridare valore all'affermazione di Senofonte secondo cui Socrate non è affatto un benestante. Perché non tutti gli opliti si armano a proprie spese. Questo lo sappiamo per certo, perché quando nel 411 un gruppo molto ben organizzato di oligarchi, capeggiati da quel tale Antifonte che abbiamo prima ricordato, prende il potere ad Atene attraverso una regolare assemblea che vota, approva dei provvedimenti che demoliscono l'ordinamento democratico, momento gravissimo, disastro in Sicilia, eccetera, quando prendono il potere affermano che la cittadinanza, il diritto di cittadinanza, deve essere limitato al massimo a 5.000 persone e noi sappiamo che i cittadini ateniesi di condizione libera appunto sono almeno 30.000 all'inizio della guerra, quindi 5.000 è una piccola parte. Limitare il diritto di cittadinanza soltanto a 5.000 persone
Hopla parecomenoi, in grado di armarsi, di darsi l'armatura degli opliti. Quindi questo gruppo di hopla parecomenoi, di gente che si può armare proprio, è una piccola parte del corpo degli opliti, che naturalmente sono molti di più, perché sono il nervo dell'esercito. Quindi sfatiamo la leggenda secondo cui, in quanto oplita, è anche uno che non ce la conta giusta perché era benestante. Senofonte dice chiaramente: è uno povero che vive di poco, è un esempio di sobrietà nella sua esistenza privata, anche per la scarsezza dei suoi mezzi, potremmo dire anche per il fatto che non lavorava, perché le fonti di sussistenza di Socrate non ci sono note, ma certamente non abbiamo notizie di un suo lavoro retribuito da qualche parte. Però sappiamo che nella realtà ateniese anche un povero può avere un paio di schiavi, no? Infatti Aristofane, in una commedia, l'ultima che ci è arrivata di lui, il Pluto, raffigura un uomo povero, furibondo contro la dea della ricchezza che è cieca e quindi distribuisce in modo assurdo le ricchezze tra gli esseri umani. Se la prende con il suo schiavo che gli viene dietro e lo chiama il peggiore dei miei schiavi. Quindi ce n'è almeno due, visto che usa il plurale, forse più di due, ed è uno che incarna l'uomo povero. Un oratore famoso, Lisia, dice: ad Atene non c'è un povero che non abbia almeno uno schiavo. Quindi questo per inquadrare che cosa vuol dire povero ricco in quella realtà. Aristofane, dicevo, è l'altra fonte. La fonte ovviamente da prendere con cautela, perché è una commedia, le famose nuvole, di cui Socrate nell'Apologia platonica fa cenno quando dice: il primo attacco contro di me fu la commedia che mi ha raffigurato mentre io cammino tra le nuvole, no, aero, batene, cammino per aria. Perché Aristofane, che è un genio dell'arte comica, si inventa che esiste questa casa del filosofo, dove c'è un canestro, dove Socrate, per vivere nel nuvolo, sta dentro un canestro che è appeso per aria, e quindi il verbo aerobatein, camminare per aria, è circondato da allievi vari ai quali lui insegna l'arte di rendere forte il discorso debole, e viceversa, più o meno il mestiere di Gorgia e degli altri. Di solito si dice: Aristofane vuole far ridere il pubblico e basta, quindi tutto quello che ci racconta di Socrate è privo di fondamento, è uno sberleffo. Poi ci sono varie leggende, che Socrate era presente quando veniva rappresentata la commedia e, essendo un uomo spiritoso, si alza per dire: sono io la persona di cui si sta parlando, dinanzi a 10.000 persone, perché nel teatro di Dioniso, come bisognerebbe forse pronunciare, ma di solito si dice Dioniso, ma va bene lo stesso, andavano un sacco di gente, soprattutto alleati oltre che cittadini, no? Le Dionisie, quindi un'enormità. Nel Simposio, fra l'altro, Platone immagina la scena: il Simposio è in casa di un tragediografo, Agatone, che festeggia la vittoria nel 416, hai vinto dinanzi a 30.000 persone, quel 30.000 è enorme, non può essere, non c'è lo spazio per metterli nel teatro, però insomma è un luogo molto più affollato dell'assemblea popolare, dove invece l'assenteismo politico è molto forte ad Atene, in tutte le fasi della storia democratica di Atene. Però la domanda prelima, a parte il fatto che sì, certo, Aristofane si propone di far ridere e quindi va considerato con spirito critico, con cautela, però la domanda preliminare è un'altra. Siamo nell'anno 423, quando viene messa in scena questa commedia, lo sappiamo in modo preciso, che andò malissimo, tra l'altro, arrivò forse neanche inclusa tra i primi tre. Aristofane se la prese terribilmente. In una commedia successiva insulta gli ateniesi dicendo: non avete capito niente, avete bocciato la mia commedia più bella. Vabbè, erano i suoi diritti.
la riscrive. Non sappiamo se l'abbia riportata sulla scena, forse no. Insomma, ci teneva moltissimo, ma è incentrata su Socrate. Evidentemente era un personaggio notissimo, altrimenti non si può ridere di uno sconosciuto. Si ride di uno ben noto, mettendo in luce alcuni tratti che più o meno il pubblico conosce, altrimenti è un fallimento dal punto di vista dell'arte comica, no? E allora, io sono sempre del parere, ma credo che anche Kierkegaard pensasse questo, a proposito di Socrate e Aristofane. C'è una sua prosa abbastanza divertente sul fatto che il vero testimone è Aristofane su Socrate. Kierkegaard lo dice per ragioni un po' più complicate di quelle banali che vi dico io, ma c'è del vero, insomma, in questa tesi, in ragione della dinamica dell'arte comica, cioè del fatto che la commedia non può inventare ex nihilo, no? Pensate anche alla satira politica moderna. A mio modo di vedere, l'Aristofane del secolo XX è il principe de Curtis, detto volgarmente Totò, va bene, genio dell'arte comica, con fortissima volontà di fare satira politica, ma sempre con un appiglio sostanziale alla effettiva politica, ovviamente deformata in modo espressionista, potremmo dire, ma sempre vincolata però alla realtà effettuale. Quindi quella è una fonte che va considerata. Perché insisto su questo punto? Perché uno degli elementi su cui, al di là del fatto che un sofista che insegna come si imbroglia, va bene, uno degli elementi in cui insiste è: quest'uomo si occupa di fisica, ha le sue teorie sull'origine della Terra, sulla forma della Terra, quindi quella frase ha portato la filosofia dal cielo sulla Terra, no? Aristotele e poi più tardi Cicerone, è riferita ad una fase probabilmente del filosofare di Socrate. L'etica, appunto, che coincide poi di fatto con la politica. D'altra parte, egli era stato molto vicino ad un pensatore non ateniese, Anassagora, che era un grande amico di Pericle, più vecchio di lui. Pericle era nato almeno 30 anni prima di Socrate, alla fine del VI o all'inizio del V. È morto di peste nel 430-29. Anassagora è uno dei giganti del pensiero cosiddetto ionico, no? Direi precursore persino dell'atomismo, nonostante sia altro, ma e il suo filosofare era essenzialmente sulla fisica, donde l'accusa di ateismo, per cui fu denunciato per ateismo e evitò il processo scappandosene, andandosene via dall'Atene. Pericle voleva difendere, ma un'accusa di ateismo ad Atene è pesante, no? Democrazia, quello che vogliamo, però con un enorme bigottismo di massa, diciamo così. E la frequentazione di Anassagora, alla quale lui nell'Apologia fa anche cenno quando dice: comprare nella Gorà i libri di Anassagora per 2 dracme o 4, non mi ricordo, è anche un rivelare che c'è questo suo precedente percorso. Quindi la commedia è abbastanza interessante anche nel merito del raffigurare questo personaggio. La commedia termina con una scena gravissima, cioè con l'assalto alla casa del filosofo e l'incendio, perché egli deve morire dentro la casa incendiata, che insomma è un incitamento a delinquere, niente male, eh? È chiaro che c'è l'idea che stiamo scherzando perché è commedia, però diversamente dalla tragedia, che ha un tasso di serietà altissimo, e quindi quello che viene detto sulla scena tragica viene preso immediatamente sul serio e alla lettera. La commedia ha questa via d'uscita di dire: stiamo scherzando. Però
siccome il paese è la città dove Anassagora si è salvato scappando, dire, mettere in scena l'incendio della casa del filosofo è abbastanza pesante come riferimento. Dopodiché arriviamo al processo, che è giusto non trascurare dato le premesse che abbiamo prima posto. Perché si arriva a questo processo? Anno 399. Noi abbiamo una fonte importante, secondo me quella in cui Platone più è vicino a ciò che Socrate veramente disse, sia pure in extremis della sua vita, e cioè la famosa Apologia. Il processo si svolge in due momenti: 600 giurati, giudici popolari scelti a sorte. Prima fase: è colpevole o non è colpevole degli addebiti, delle accuse che sono state depositate contro di lui, di non credere negli dei della città, di corrompere i giovani. Socrate si difende da queste accuse nell'Apologia. Il tribunale si divide in parti quasi uguali, però prevalgono quelli favorevoli alla condanna, per uno scarto di pochi voti. Infatti Voltaire, il quale ha scritto un celebre trattato sulla tolleranza, tradotto in italiano da Palmiro Togliatti, tanti anni fa, 1949, dinanzi al problema che Atene, che lui indica come modello di civiltà, di tolleranza, eccetera, ha condannato il filosofo, dice: beh, però 330 contro, 270 a favore, c'erano 270 filosofi ad Atene, che è una via d'uscita abbastanza sbrigativa. Una volta stabilita la colpevolezza, c'è una seconda fase del processo in cui si deve stabilire la pena. Socrate, come la prassi giudiziaria ateniese prevedeva, è richiesto di dire qual è la pena che lui ritiene giusta la volta che è assodato e condannato, e fa una provocazione estrema dicendo: sì, la mia pena è essere mantenuto a vita a spese della città nel Pritaneo. E perde tutto, nel senso che la condanna che viene inflitta è a morte. Questo è noto, diciamo, il quadro conosciuto. È anche, come dire, emotivo, e noi rispettiamo un uomo che ha avuto un coraggio di fino in fondo sostenere la parte del tafano, diciamo, di quello che va controcorrente, no? Però la domanda da porsi è: come mai nell'anno 399 si deposita una denuncia contro un uomo settantenne che questa attività critica ha svolto per anni e anni e anni, e tutti lo sanno? Credo che la risposta venga dalla guerra civile alla quale abbiamo fatto riferimento, e dalle persone con le quali egli è legato, che ha in certo senso educato, e con la scelta di restare nella città, no? So che non è chiarissima questa espressione, ma cerco di chiarirla. In breve, gli uomini che prendono il potere a ridosso e sotto protezione spartana, a ridosso della vittoria spartana e sotto protezione spartana nel 404, sono gli uomini i quali hanno pensato sempre che la vittoria del nemico li avrebbe finalmente messo in condizione di instaurare un governo non popolare, perché il demo non ha la conoscenza, la tematica socratica, no? Non ha la gnome, cioè la capacità di valutare. Questi uomini sono tutti legati a lui, sono il suo entourage, le persone che lui ha influenzato. Un testo, secondo me,
capitale, inutilmente sospettato di non essere di Platone ma di scuola, che poi cambierebbe granché, cioè la famosa settima lettera di Platone, si apre con una autobiografia di quest'uomo, il quale dice che giovanissimo io, Platone, come tutti, ero portato alla politica. La politica era giustamente l'attività più alta, ero vocato, sapevo quanto mal governata fosse la mia città, però andarono al potere, quando io mi affacciai alla politica, i miei congiunti e i miei amici. Il capo dei famosi 30 era Crizia, zio di Platone, un altro era Carmide, suo cugino. Quindi l'elite che prende il potere nel 404 è socratica di formazione. E lasciamo da parte il caso Alcibiade, perché Alcibiade è addirittura innamorato di Socrate, come dice, gli fa dire Platone nel Simposio, lo ammira da ogni punto di vista ed è alla fine il personaggio su cui si concentra l'ostilità della città in più riprese, però anche con oscillazioni, perché quando rientra dopo il primo esilio addirittura viene fatto strategos autocrator, cioè gli vengono dati poteri straordinari, non di uno stratego come gli altri. Questo gruppo di potere abbiamo nominato Senofonte, Senofonte è l'ipparco dei 30, quindi è tutto quel gruppo lì che si è formato accanto a lui e governa finalmente con gli oligarchi radicali in quel 12 mesi scarsi del governo dei 30. Quando poco dopo la presa del potere da parte dei 30, che sono anche raccontati nelle fonti in maniera abbastanza faziosa, sono antiplutocratici, fanno fuori un sacco di gente tra i ricchissimi, quindi c'è anche un problema oligarchi però antiplutocratici, punto interrogativo. Poco dopo la presa del potere c'è una reazione di parte popolare, diciamo così, di un leader, Trasibulo, che era stato già nemico degli oligarchi nel 411, con pochi partigiani, potremmo dire 70 uomini, organizza un inizio di resistenza, guerriglia nelle campagne dell'Attica, finché riesce a padronirsi del Pireo, il porto tradizionalmente democratico, i marinai, l'arsenale, eccetera, e quindi due città, una controllata da Atene, dominata dai 30, e Pireo. In mano ai democratici, e si combatte sul terreno nella battaglia di Munichia, che è una località portuale vicino a Pireo, viene ucciso Crizia, quindi i 30 sono decapitati, hanno perso il capo, c'è una crisi all'interno. Chi non era d'accordo con i 30 se ne andava al Pireo, scappavano dalla città in massa. Quando si restaura la democrazia sotto la spinta spartana, si dice quando il popolo è tornato, il rientro del popolo, cioè è una massa di persone che se n'è andata. Quelli che sono rimasti in città, Socrate per esempio, ma anche Aristofane, molto probabile, vengono considerati con sospetto. Perché sei rimasto in città? Ora, come ho ricordato prima, ma stiamo per finire, questo è un complicato racconto, come ho ricordato prima, la pacificazione avviene in due tempi. L'atto di pacificazione che noi conosciamo, per fortuna, perché quel libro di Aristotele, o attribuito ad Aristotele, che si chiama Costituzione degli Ateniesi, trascrive l'atto di pacificazione. E ci sono le clausole, sono punibili soltanto quelli che hanno ucciso di propria mano o ferito di propria mano, quindi i reati di sangue non si estinguono, ma tutti gli altri reati sono amnistiati. E
Senofonte deve aver fatto qualcosa di grave perché se ne va. Quindi non vuole usufruire dell'amnistia, che può fare. Ma questo primo accordo comportava la divisione dell'Attica in due stati, Atene, torna democratica, Eleusi, che è sulla strada verso il Peloponneso, luogo importante dal punto di vista sacrale, no, i misteri, eccetera, agli oligarchi, i quali hanno questa piccola repubblica oligarchica. L'equilibrio viene rotto con l'inganno, questi a un certo punto si sparge la voce che stanno preparando una revanche, cosa molto difficile, chiamati a colloquio, massacrati tutti quanti, tranne quelli che scappano, come forse Senofonte, e c'è un secondo accordo, e Senofonte racconta questa storia con una certa amarezza e dice: ora, quando lui sta scrivendo queste cose, il popolo rispetta il giuramento. Come dire, la prima volta non l'ha rispettato. Arriviamo all'anno 400, cioè alla vigilia del processo. E dal corpus dei discorsi di Lisia, di questo signore che poi era siciliano di origine, figlio di un ricchissimo signore che produceva armi, Meteco, nel senso che non aveva la cittadinanza, ma risiedeva, un amico di Socrate, in casa di questo tale Cefalo si svolge il dialogo Politeia, no? La Repubblica si svolge lì. E lui viene colpito dai 30, dà il più aiuto che può ai democratici, fa l'avvocato e si imbarca in una serie di processi, uno riguarda lui personalmente, fra l'altro, di rivalsa su quello che è stato fatto durante la guerra civile. Quindi in barba, potremmo dire, all'amnistia, alla seconda amnistia, ci sono processi che chiedono la resa dei conti a chi è sospettato di essere stato responsabile di reati gravi. Quindi c'è una serie di processi e in questo gruppo di processi si deve collocare quello del 399. Ora, l'accusa non crede negli dei della città, corrompe i giovani, va bene, a rigore è una forma elegante, diciamo così, incentrata sull'aspetto religioso e moralistico, che fa colpo su un pubblico di 600 giurati che sono dei giudici popolari scelti a sorte. Insisto sul fatto che Atene è una città bigotta. Alcibiade se ne va per non essere processato perché è accusato di reati sacrali, di ridicolizzare i misteri eleusini a casa sua. Per questo viene processato in contumacia e se ne va a Sparta, eccetera. Ma dietro questa formulazione depositata nell'atto d'accusa c'è tutto il resto. Non crede nell'idea della città, sembra quasi richiamarsi alle nuvole di Aristofane, no? Perché lì Socrate elenca delle divinità inesistenti, cioè fuori dell'ordinario, come sue proprie divinità. Corrompe i giovani è una frase che implicitamente dice: hai allevato una classe dirigente che ci ha portato alla rovina. Quello vuol dire corrompe i giovani, non che li sporta in discoteca e li tiene fino alle 4 di notte a bere, non so, alcolici o superalcolici. Vuol dire quello. E noi lo sappiamo questo perché il buon Senofonte, che a un certo momento della sua vita si è messo a scrivere i ricordi dei suoi colloqui o dei colloqui cui ha assistito con Socrate protagonista, all'inizio di quest'opera sua, Memorabili, scrive quella che potremmo chiamare la sua Apologia di Socrate, che non è quell'opuscoletto intitolato Apologia di Socrate, sempre sotto il suo nome, che mediocre invenzione, forse addirittura può essere persino non sua, ma insomma non ci interessa. I Memorabili si aprono con delle pagine vibratamente apologetiche, in cui lui prende di petto la questione e dice: un tale, l'accusatore, lui chiama sempre così, l'accusatore, il categoros,
probabilmente si riferisce a dei pamphlet circolanti contro Socrate o di un tale che si chiamava Policrate, o si riferisce proprio agli stessi accusatori, al di là della formulazione depositata. L'accusatore dice, sostiene che Socrate intanto meritava di essere condannato perché i suoi allievi sono stati Alcibiade e Crizia, cioè i due principali artefici della rovina della città. Dal punto di vista democratico, si capisce, questo è chiaro, della tradizione democratica ateniese, e porta una serie di argomenti abbastanza fragili, formalistici. Cioè, non è vero che corrompeva i giovani perché aveva una vita assolutamente specchiata, era povero, una vita austera, quindi dov'era? Se lui come maestro era il modello, certo non era un modello corruttore. È chiaro che finge di non capire, perché non di questo si trattava nella frase corrompe i giovani. Poi c'è quanto da Alcibiade e Crizia, beh, finché sono stati amici di Socrate si sono comportati bene. Poi, quando l'hanno abbandonato, sono diventati un flagello. Ma che c'entra Socrate? Che altro argomento debolissimo, formalistico. Tra l'altro perché appunto la presenza di Socrate in città durante il governo di Crizia e degli amici suoi era di fatto un appoggio a questa esperienza. E anzi lui dice quando, perché sa benissimo che l'accusa è se è rimasto in città, dice però poi è arrivato ad un attrito con Crizia quando Crizia era al potere, e racconta un certo episodio che Crizia e Caricle sarebbero andati da Socrate a dirgli non devi insegnare la retorica, e lui fa una serie di domande anche un po' causidiche. Non sappiamo se questo colloquio abbia veramente avuto luogo, Semmai c'è un altro episodio, quello più significativo, che cioè a un certo momento Crizia e gli altri hanno ordinato a Socrate di andare a prelevare un tale Leone, nativo di Salamina, ricco signore, predestinato quindi a una condanna. Quindi Socrate avrebbe avuto in tal caso il ruolo così del killer, di chi va a prendere quest'uomo per portarlo a che gli faranno bere la cicuta o comunque lo faranno fuori. E Socrate si rifiuta, ben sapendo che in quel clima di guerra civile questa disobbedienza la poteva pagare con la vita lui stesso. E nell'Apologia lo racconta e dice me ne andai a casa tranquillo sapendo che mi sarebbe capitato qualcosa di molto grave, però poi quelli caddero e quindi non mi è capitato niente. Vabbè, questo è dell'Apologia di Platone, ma Senofonte fa raccontare lo stesso episodio. Quindi questo è un episodio sintomatico, cioè del fatto che Socrate non è poi un ideologo dei 30, è un uomo la cui critica andava nella stessa direzione, che ha influenzato, anzi alimentato, la riserva radicale contro la democrazia assembleare, con il suo dubbio costante, con la sua attitudine di tafano controcorrente, ma poi ha continuato ad essere controcorrente anche dopo, quindi inviso a Dio e agli nemici suoi in certo senso. Per cui nella settima lettera poi Platone dice avevo tantissima fiducia in quel governo dove c'erano i miei amici, parenti, eccetera, ma loro hanno minacciato il mio maestro, l'uomo più saggio di tutta l'Attica. Poi venne la democrazia, io speravo, e invece la democrazia lo ha ammazzato. Allora mi sono convinto che nessuno dei regimi politici conosciuti è quello accettabile, bisogna inventarne uno completamente nuovo, i filosofi al potere. Va bene, questo nella settima lettera. Sarei però incompleto nell'esposizione che ho fatto se non dicessi per 2 minuti quanto segue. Abbiamo nominato Antifonte, no? Abbiamo detto che questo signore è il leader della presa del potere oligarchica nel 411, esercita l'insegnamento sofistico per chi lo vuole andare ad ascoltare,
non fa politica, dice Tucidide che ne tesse l'elogio, perché non accetta l'assemblea, la ritiene un interlocutore impossibile, ignorante, selvaggio. Assiste gli amici in tribunale quando sono in pericolo. Questo Antifonte, se è la stessa persona, si può discutere all'infinito naturalmente su questo, quindi è un atto di fede il mio di dire è la stessa persona. Il nome poi è molto diffuso, Antifon, quindi potrebbe essere l'autore di un opuscolo, di un trattatello filosofico intitolato Sulla verità, che noi non conoscevamo se non perché c'era il titolo, invece un frammento di papiro comprato all'inizio del Novecento contiene una porzione non piccolissima di quell'opera. Lo sappiamo per certo perché c'è una frase che si ritrova in un lessicografo che dice quella frase è di Antifonte nel Periale Teis, quindi siamo tranquilli sulla verità. Cosa sviluppa questo brano che la provvidenza dei papirologi ci ha fornito, perché c'è una provvidenza dei papirologi come c'è per vari mestieri, no? Tratta addirittura la questione dell'uguaglianza umana al di là della distinzione greco-barbaro e forse nello stesso contesto libero-schiavo, anche se questo non è presente. E questo ci stupisce, il leader dell'oligarchia che scardina addirittura le fondamenta stesse della democrazia schiavistica, che il barbaro poi per lo più è schiavo, no? Gli schiavi non erano quasi, in maggioranza non erano greci, erano altri ridotti in schiavitù tramite la guerra, che è lo strumento per fare schiavi, no? Per ampliare, diciamo, la dose di schiavi disponibili. Curioso, no? E allora sorge una domanda. Noi abbiamo un'idea dei 30 e del loro lavoro, di Socrate, loro maestro, ispiratore, negativa, perché siamo tutti democratici. Un po' meno degli ultimi tempi, però, ex ipotesi, diciamo. Ma la critica radicale, filosofica, alla democrazia assembleare e schiavistica colpiva quel regime alla radice, sollevando la questione della unità del genere umano, che poi è la grande scoperta della sofistica, no? La natura, non la legge. La legge è contraddittoria, è concordata, è un compromesso, è variabile. È la natura che è sempre la stessa ed è l'unica verità. Ma se la natura è l'unica vera, il genere umano non ha distinzioni, è un'unica realtà. Quindi noi intravediamo dietro questa esperienza finita malissimo e nella storiografia condannata per sempre quasi un sovvertimento dei fondamenti meno accettabili dell'ordinamento democratico schiavistico dell'età classica e in particolare di Atene. La critica alla democrazia politica sulla base della competenza ha millenni di storia, non è soltanto ad Atene che i filosofi sollevano questo problema, è l'argomento classico contro la democrazia. Pensiero liberale che è antidemocratico, perché se ne dica, sostiene che non si può dare suffragio universale perché non tutti sono in grado di esercitare consapevolmente il diritto di voto, no? Quindi è sempre lo stesso problema, la competenza. Questi oligarchi volevano instaurare un regime egualitario radicale o invece volevano ulteriormente restringere la cittadinanza con l'argomento della competenza? Io credo che sia vera la seconda ipotesi. Però Socrate a quel punto si è tirato indietro.